Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura. Chi può ascoltarla? Gesù, sapendo che dentro di sé, che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra di voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Parola del Signore. Anche il microfono. Questa messa ci porta una grande grazia di capire meglio la nostra fede e di fare una nuova scelta per Gesù, se lo vogliamo, una nuova scelta per Gesù. La nostra fede è tutta concentrata e riassunta nel mistero dell'Eucaristia, come un seme da cui poi si sviluppa un albero che ha tante foglie, tanti frutti, una realtà immensa, ma tutto parte dall'Eucaristia. Ecco perché dopo la consacrazione il sacerdote proclama mistero della fede. Non dice un mistero, non dice un grande mistero, dice mistero. Significa che tutto il mistero cristiano è qui. E cosa c'è di così grande qui? C'è l'incarnazione del Figlio di Dio, la sua passione e morte, la sua risurrezione e salita al cielo, l'effusione dello Spirito Santo e la promessa del suo ritorno nella gloria, e la fondazione di una comunità sulla terra, la Chiesa, che rende presente Lui come noi facciamo stasera. Questo è un mistero grandissimo, noi siamo un po', come si dice, nati dentro, quasi non ci facciamo caso, l'abitudine non ci aiuta a partecipare bene all'Eucaristia. Ecco, però è così. Questo mistero è bellissimo, sapere che Dio ci viene incontro, diventa uno di noi, ci perdona i peccati, li espia sulla croce, eccetera, eccetera. Mistero bellissimo. Però anche un mistero arduo, arduo, perché sconvolge la nostra idea naturale di Dio. Noi abbiamo l'idea naturale di un Dio potente, di un Dio giudice, di un Dio anche severo, implacabile, di cui bisogna piuttosto aver timore. E invece Dio viene a noi nell'umiltà della condizione umana, diventa un bambino.
diventa proprio uno di noi fino a morire, diventa una piccola ostia consacrata, diventa un poco di vino consacrato. Dio si annienta, la sua onnipotenza è nascosta perché è l'onnipotenza dell'amore, non è quella degli uomini che hanno le armi, i muscoli, le amicizie potenti, non è così. E questo fatto, per no, nostro orgoglio, è dura da digerire. A noi sarebbe più facile credere in un Dio potente al modo nostro. Ecco, è una cosa un po' difficile. Però di fronte a questa proclamazione che Gesù fa, lui non può cambiare. Lui vede che molti se ne vanno, sicuramente se ne dispiace, sono i suoi figli che si perdono. Però non può cambiare perché lui è verità, è verità. E non gli resta che provocare la fede dei dodici. Volete andare via anche voi? Voi cosa decidete? E lì Pietro fa quella grande proclamazione che vorremmo fare anche noi stasera, un'adesione più profonda a Gesù e anche una lotta perché la nostra fede non si spenga. È l'ora della prova, una lotta. E poi voglio dire anche una parola sulla seconda lettura che capita proprio bene per l'anniversario di Antonio e di Federica, il matrimonio. Avete visto? C'è una lettura proprio per voi che non è stata scelta da me. E loro stamattina mi hanno telefonato più di una volta perché a volte non rispondo al telefono. Per chiedere di poter rinnovare il patto coniugale stasera nella messa, di pregare in ricordo anche del matrimonio. Questa è una cosa bellissima. Anche nel matrimonio cristiano si riflette la grandezza dell'Eucaristia, del mistero di Gesù. Non so se l'avete notato, perché dice: mariti, amate le vostre mogli come il Signore ha amato la Chiesa. Un modello impossibile per noi. Gesù per la Chiesa ha fatto tutto, ha dato il suo sangue, è morto, si è presente nell'Eucaristia, chiama gli apostoli. Come può un povero marito nella condizione umana amare la moglie come il Signore ha amato la sua Chiesa? Eppure la sua grazia rende possibile questo, perché rende possibile l'amore gratuito. Ecco, qui sta l'imitazione. Come fa un marito e anche la moglie ad amare come il Signore? Amando gratuitamente, senza condizionare il proprio amore alla risposta dell'altro. Così si sale da un livello naturale a un livello divino di Dio stesso. E poi un'ultima cosa voglio dire e chiudo. Quando noi capiamo qualcosa e ci sposiamo in chiesa, succede un prodigio, perché non solo Dio fa da testimone di quel patto, ma decide di assumere l'amore umano degli sposi, la loro decisione, perché diventi un canale di grazia e di salvezza. Vedete che grande responsabilità. Purtroppo siamo troppo ignoranti, ecco perché tanti fallimenti nelle famiglie. Siamo troppo ignoranti della grazia del sacramento, andiamo così. Quando noi ci sposiamo e diciamo davanti a Dio, prendo te come mio sposo, eccetera, eccetera, Dio ha deciso che quell'atto di amore, che è umano, diciamo, no? Un certo valore, però anche limitato, quell'amore lì diventi il suo canale. Faccio un esempio. Dio ha deciso che quando un sacerdote ordinato bene fa le parole della consacrazione, anche se non c'è nessuno, Bernanò dice anche se uno fosse ubriaco, avviene la presenza di Dio in quel pane, in quel vino. Diventa un sacramento, un canale della grazia di Dio. Così è dell'amore umano di chi si sposa in chiesa diciamo di chi riceve il sacramento.
Dio assume quest'amore umano, lo fa diventare canale dello Spirito Santo, della sua grazia, della sua opera di salvezza per il coniuge. Ecco, da qui viene anche una grande responsabilità. Voi sposi, quando smettete di volervi bene, non solo impoverite la vita umana dell'altro, gli fate mancare un appoggio, ma chiudete il canale della grazia di Dio che vi è stata data nel sacramento. Il sacramento non è solo per l'indissolubilità. Ci siamo sposati in chiesa, non dobbiamo separarci, dobbiamo essere fedeli, anche quello. Ma il sacramento è dato di più per trasmettere giorno per giorno, attraverso l'amore coniugale, la grazia di Dio. Si potrebbe dire, con una parola un po' forte che andrebbe spiegata, adesso non c'è tempo, che gli sposati o si salvano o si perdono insieme, perché spegnere questa grazia del sacramento è una grandissima responsabilità. Il Signore poi ha tanti modi di, ha dei modi per rimediare, ma intanto il modo principale fallisce. Mi viene in mente, però il paragone è un po' zoppica veramente. Mi ricordo quando ci fu l'attentato al, come si chiama, al canale Nord Stream del gas della Russia, no? Sapete, hanno fatto saltare e hanno fatto un danno enorme. E quando si rompe un matrimonio, oppure quando si decade, pur rimanendo insieme, dalla fede di Dio, dall'amore, si rompe un canale di grazia immenso. Pensate che questa grazia che Dio dà al coniuge attraverso l'amore dell'altro, in un certo senso è più potente di quella del sacerdozio. E quando voi morirete, voi sposati, vi auguro tra 100 anni ovviamente, Dio, oltre a chiederti cosa hai fatto della tua vita, ti chiederà subito cosa hai fatto del tuo matrimonio, della grazia che io volevo far passare attraverso il matrimonio. Chiediamo al Signore che ci aiuti e anche preghiamo per Federica, per Antonio, che stasera ci danno l'occasione proprio di riflettere su questo. Diciamo insieme: Signore Gesù, Signore Gesù, dammi una fede nuova, dammi una fede nuova, come quella di Pietro, come quella di Pietro, come quella di Giosuè, come quella di Giosuè. Benedici questi sposi, benedici questi sposi, benedici ogni matrimonio cristiano, benedici ogni matrimonio cristiano, e perdona la nostra grande ignoranza, e perdona la nostra grande ignoranza. Amen.